Buongiorno Stefano. Buongiorno. Il progetto del Galdeta 2000 rivolto al turismo scolastico è iniziato insomma già più di un anno fa, oramai anche prima del Covid. Sono stati realizzati vari incontri con vari insegnanti provenienti da tutta Italia, anche laboratori. È stato realizzato anche un educational nel Delta del Po recentemente, a cui hanno partecipato una ventina di insegnanti provenienti da tutta Italia per vedere insomma quello che offre il nostro Delta. Non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche storico, e sono stati presentati varie tipologie di itinerari. Stiamo promuovendo anche questi webinar per gli operatori del territorio per sensibilizzarli, insomma, al turismo scolastico e anche per vedere che cosa si può fare in più per avere anche questa opportunità nel nostro Delta del Po. E io lascerei la parola a Marcella Bondoni, che sta collaboratrice del GAL, che sta seguendo il progetto, per introdurre insomma questo webinar e i risultati insomma dei webinar precedenti di quello che sta svolgendo, del lavoro che sta svolgendo. Ok, mi sentite? Sì. Allora, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che oggi andiamo a presentare una parte del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane. Chi aveva partecipato ai precedenti webinar sapeva che avevamo in mente, prima della presentazione che avverrà in un webinar successivo, e poi insomma ci sarà il professor Dall'Aglio che lo annuncerà poi dopo, la presentazione appunto degli itinerari per il turismo scolastico nel Delta del Po, avevamo improntato una serie di iniziative rivolte da un lato alle agenzie di viaggio con le quali abbiamo fatto già un webinar precedente per capire da loro, nell'ambito di un focus, quali erano le esigenze di una clientela come quella appunto delle scuole per quanto riguarda l'offerta sul Delta del Po. E sono venuti molti spunti interessanti da quel focus. Il passaggio successivo era quello. Marcella, Sì? scusami, è riuscito ad entrare il nostro presidente Ah, Lorenzo ok. Marchesini? Sì, vai. Sei pure Marcella che non è un problema. No, no, Ecco. no, assolutamente. Possiamo Vuole dire andare al due parole? presidente. Arrivo. Io sto sistemando il video.
Facciamo proseguire Marcella, intervieni un dopo. Un secondo. Guarda. Sì, fai proseguire Marcella, grazie. Va bene. Marcella, se vuoi proseguire, dopo facciamo intervenire il presidente. Ah, ok, va bene. Aspetta, ecco, dovevo capire dove ero rimasta. Allora, come vi dicevo, l'idea era quella di creare un sondaggio rivolto agli operatori economici del territorio per capire, diciamo così, alcune dinamiche, lo stato di fatto dell'offerta sul Delta. Di fatto hanno partecipato pochissimi operatori, però riteniamo che possa essere vista questo momento di risultato, analisi, se non statisticamente diciamo esaustivo, ma da intendersi come focus, e quindi diamo la parola a quegli operatori che hanno voluto diciamo così, darci il loro punto di vista, per cui oggi noi andremo a presentare alcune risposte e alcuni suggerimenti che sono arrivati proprio dal territorio. Io vado a presentare, ho fatto delle slide e adesso ve le condividi schermo. E mi posso condividere? Prova adesso. Ok, si vede? Sì. Allora, queste slide poi io le passerò a Delta e quindi potranno essere anche, insomma, divulgate. Allora, questo sondaggio, chiamiamolo così, è stato indirizzato a tutti gli operatori dell'area leader che si occupavano di accoglienza, non solo quindi alberghi, ostelli, camping, ma anche ad esempio ristoratori, operatori economici. Quindi insomma abbiamo mandato email, un po' tutto il database, abbiamo pubblicizzato sui social per aprile, tutto il mese di aprile e maggio. La metodologia utilizzata era la compilazione online, del tutto poi insomma anonima. Come quando ci siamo visti, il diciamo così, sondaggio era suddiviso in tre parti. La prima parte era un'analisi conoscitiva dell'offerta in termini ricettivi, cioè le caratteristiche di questi operatori. La seconda parte era strutturata per andare ad indagare il grado di conoscenza circa le opportunità del turismo scolastico. Delta sta investendo molto e quindi volevamo capire se gli operatori conoscevano questa grande opportunità del turismo scolastico, e la terza parte era andare ad indagare la volontà o meno di questi operatori a cominciare un percorso insieme per lavorare su questo prodotto. Chi ha risposto? Allora, c'è stata poca partecipazione, come vi dicevo, il turismo scolastico è conosciuto ma attualmente non intrapreso da questi operatori come prodotto. E interessati a questa tematica l'ambito della ristorazione e quella ricettiva. Altri ambiti tipo guide, perché era rivolto anche a loro, non risultano interessati. Andiamo però nel dettaglio di chi ha risposto. Io ho fatto, ripeto, statisticamente, non è, anche perché sono laureata in statistica, se vi dicessi questo statisticamente è un numero valido di rispondenti, direi una stupidaggine, ma ripeto, serve come focus per vedere chi ha risposto un po' l'idea, li stiamo ad ascoltare. Allora, chi ha risposto? Ha risposto soprattutto, diciamo, chi lavora nell'area leader, e quindi qui vi trovate tutta la suddivisione dal comune di Argenta, comune di Fiscaglia, comune di Codigoro, di coloro che hanno risposto. E vediamo di seguito che cosa hanno. Allora, i rispondenti hanno attività ricettive,
di ristorazione, poi ci sono stati anche qualche guida ambientale. Allora, tra le strutture ricettive, i rispondenti sono stati principalmente gli alberghi, poi bed and breakfast, qualche agriturismo, chi ha casa appartamenti e un campeggio. Anche qui molto risicata come numerosità. Allora, tutte le strutture hanno un sito web. Avevamo infatti chiesto quanto, quello vedremo dopo il perché, quanto fossero, diciamo così, in qualche modo sviluppata la loro azione marketing attraverso il sito web. Hanno tutti un sito web e questo è comunque importante perché oggi, come sapete più che mai, attraverso il web passa il 90%, l'80-90% delle prenotazioni. Abbiamo poi chiesto loro che tipo di clientela frequenta le loro strutture e vincono le famiglie con i bambini e l'Italia, cioè un turismo quindi italiano fatto di famiglie con bambini. Tant'è che noi abbiamo chiesto loro da dove viene la gran parte, scusate un attimo, la gran parte dei loro clienti, il 90% quasi, dice dal resto d'Italia. Pochissima la fetta estera, un 11%. È ovvio che questi operatori sono veramente, avendo una clientela comunque proveniente dall'Italia, sono quelli che meglio si adattano poi al turismo di tipo scolastico, che come sappiamo appunto è delle zone limitrofe. Penso di essere riuscita, perché ho pistolato un po' da varie parti, solo che l'audio non si sente proprio. Si sente, Giorgia, l'audio? Ok. Poi abbiamo chiesto a quale categoria appartengono i clienti. Allora, prima di tutto famiglie con bambini, poi ci sono le coppie e poi in ultima analisi le scolaresche. Il tema dello sport, del senior, dei gruppi organizzati, dei single, in questi rispondenti non viene preso in considerazione. Fascia d'età è una fascia comunque over, perché è 41-65 anni. Il turismo giovanile, quindi non quello dei 25-40 anni, non è preso in considerazione, o comunque non fanno parte, per quello che dicevo, l'identikit del turista di queste aree leader pare essere appunto famiglie con bambini di italiani. Diciamo un turismo giovanile non è attirato, almeno così da questi piccoli numeri, secondo questi operatori, da questo tipo di prodotto. Perché vengono in questo territorio? Tutti praticamente sono turisti che dormono almeno una notte e che sono interessati all'ambito, diciamo, di visite, di parchi, luoghi di interesse, comunque un turismo più naturalistico, legato anche comunque al mare, quindi al balneare. Pochissimi per gli eventi, pochissimi per lavoro e qualcuno per il turismo enogastronomico. Andando avanti, questa era una domanda che era stata sollecitata da un agente di viaggio, cioè vedere quando sono aperti queste strutture e soprattutto quando lavorano di più. Sintetizzata è il mese luglio, agosto e settembre. Come vedete, per il turismo scolastico abbiamo necessità invece di strutture che hanno un'apertura ovviamente più lunga, in tarda primavera fino a ottobre abbiamo bisogno di strutture di questo genere. Invece appunto i rispondenti hanno un'apertura pressoché stagionale concentrata nei mesi di luglio ed agosto. Questa era un'altra cosa che invece era una richiesta delle agenzie di viaggio che ci avevano detto: abbiamo necessità di capire quali sono le strutture e se c'è la volontà degli operatori economici di lavorare su un periodo più ampio rispetto ai mesi estivi, perché si può fare turismo scolastico solo in questo modo.
La seconda parte poi del questionario, come vi dicevo, era tutta incentrata sulle opportunità che può dare il turismo scolastico. E quindi abbiamo chiesto a questi imprenditori di capire se loro credevano nel turismo scolastico, se stavano lavorando col turismo scolastico, insomma, il loro pensiero. Questi dati. Tutti sanno che cosa si intende per turismo scolastico, tutti pensano che può essere una risorsa in più, però pochissimi, per coloro appunto che non sapevano appunto che cos'era il turismo scolastico, dicono ok, questo potrebbe essere una ulteriore risorsa di lavoro. E con questo tipo di turismo però non la totalità lavora. Chi ha risposto ha detto appunto che hanno fatto qualche esperienza di turismo scolastico, ma non è il loro business di riferimento. La struttura, siamo andati a indagare anche qui che cosa si intende, quali devono essere le caratteristiche strutturali, anche qui su sollecitazione delle ADV che ci hanno detto no, devono avere determinate caratteristiche per poter accogliere il turismo scolastico, sia per quanto riguarda il ricettivo che per quanto riguarda la ristorazione, perché quando riguarda ad esempio i ragazzi che hanno degli handicap, quindi l'accessibilità. E allora noi siamo andati a chiedere che cosa queste strutture possedevano. Sappiamo che innanzitutto, per ospitare il turismo scolastico è bene avere delle aree, ad esempio, ricreative, del cibo adeguato anche per i giovani, il wifi, un numero adeguato di stanze. Questa è una cosa che è emersa anche nell'ambito dell'educational che abbiamo fatto con gli insegnanti, perché gli insegnanti dicono: noi abbiamo necessità comunque di andare in strutture dove c'è un numero adeguato di stanze, dove possiamo controllare comunque la classe e dove non ci sia appunto dispersione. E questo, badate, non è cosa da poco. E poi ce l'hanno detto anche le agenzie di viaggio, cioè è necessario anche avere una capacità ricettiva elevata. Quindi andiamo oltre il bed and breakfast, andiamo più verso una struttura di tipo alberghiero o comunque ostello. Ecco, queste sono altre cose, diciamo, che sono emerse nell'ambito di questo sondaggio. E vediamo che cosa hanno le strutture che hanno risposto. Allora, vabbè, facilità di raggiungere i luoghi di interesse, ovviamente tutte perché fanno parte dell'area leader. Qualcuna possiede sale di attività ricreative, quando gli abbiamo chiesto cosa, ad esempio hanno l'escape room o la sala cinema o la sala giochi, quindi comunque hanno sale di tipo ricreativo. Le camere invece, non tutti hanno camere ampie che possono accogliere più studenti. E l'altra cosa, non tutti hanno dimostrato di avere ad esempio la possibilità di preparare delle diete speciali sul food, quindi si apre un'altra diciamo capitolo. Sappiamo benissimo che per il turismo scolastico moltissime sono le tipologie anche di diete speciali, che non va solo per quanto riguarda la celiachia, ma ci sono altre diete speciali che soprattutto in tenera età si hanno. Ecco, non tutti hanno dimostrato di poter essere in grado di preparare comunque delle diete speciali, sempre riguardo ai rispondenti. E l'altra cosa che avevamo chiesto, che è fondamentale, è quella della disponibilità di un parcheggio grande interno o nelle vicinanze per i bus. E qui, aspettate che qua mi si è spostata, allora quasi tutti ce l'hanno. Anche questo è un altro punto importante, perché come sapete la raggiungibilità dei luoghi attualmente del Delta avviene soprattutto attraverso l'autobus e non tanto attraverso il treno.
da questo punto di vista, avere delle strutture che comunque dispongono della possibilità di un parcheggio è un plus in più che può facilitare appunto la raggiungibilità dei luoghi. Altro punto. Ok, tutti hanno rete internet, tutti hanno piatti adatti ai giovani, quindi una proposta menù per i giovani, pochi hanno prodotti del territorio che insomma per più del 50% del totale di prodotti tipici del territorio nel menù dedicato. È un peccato perché questo potrebbe essere, no, fonte anche questo di educazione, cioè oltre al percorso, l'abbiamo sempre detto, naturalistico, storico, anche poter far assaggiare ai ragazzi un prodotto del territorio è sicuramente un vantaggio in più, no? Fa parte anche questo dell'educazione alla conoscenza di un territorio. Altra cosa importante, i metodi di contatto e di prenotazione. Tutti, quasi tutti, utilizzano sistemi di prenotazione online, quindi le cosiddette OTA, da Booking a TripAdvisor, pochissimi attraverso le agenzie di viaggio. Questo è un altro dato che è emerso, quindi ancora Booking e le varie OTA la fanno veramente da padroni sul territorio. Le strutture sono tutte presenti sui social media, Facebook e Instagram, anche questo è un altro dato, una riconferma di quello che era una domanda riconferma. E un'altra cosa importante, avevamo chiesto se avevano delle attività collaterali ricreative, delle sorte di pacchetti, e quasi tutti ce le hanno. Ce l'hanno soprattutto con i parchi tematici, come può essere Mirabilandia, tanto per fare un esempio, e hanno comunque la disponibilità di creare pacchetti, giri in bici, quindi c'è da questo punto di vista comunque una connettività del territorio tra gli operatori e della ricettività e coloro invece che offrono esperienze. Questo lo hanno confermato praticamente tutti i rispondenti. Ecco, questa invece è una criticità che era emersa dalla chiacchierata, dal focus con le agenzie di viaggio. Non tutti gli operatori sono in grado, hanno misure e comportamenti particolari per l'accoglienza dei clienti con disabilità e non hanno personale che è formato all'accoglienza di ospiti con disabilità. Quindi diciamo così, non tutti si adeguano, si sono adeguati a pensare ad un turismo che comunque abbia come clienti dei disabili. Questo era un punto che era emerso dalla chiacchierata con le agenzie di viaggio, le quali ci avevano raccontato che in alcuni casi non riescono a far arrivare delle scolaresche perché nella classe, ad esempio, c'è un disabile, c'è un bambino disabile. E avevano trovato delle difficoltà. La riconferma, se vogliamo, è il punto di vista, ripeto, di alcuni rispondenti che appunto non hanno questa elasticità e non hanno la possibilità di avere attuate appunto dei percorsi per i disabili. Alcuni invece sì, chi ha risposto sì, afferma che la struttura è priva di barriere architettoniche, che hanno degli appartamenti ad esempio ad entrata accessibile con delle attrezzature per disabili, che hanno un sentiero natura predisposto per i disabili e via dicendo. Quindi piano piano si stanno probabilmente attrezzando. Io continuo a ripeterlo, questo sondaggio non ha valore statistico, quindi sono una decina di rispondenti. Però ascoltiamo le loro opinioni. Allora, questa è un'altra risposta. Quanto ritiene interessante per il futuro sviluppare l'offerta turistica verso la scuola? Abbastanza il 55%, molto il 33%, poco l'11%. Questo abbastanza è, diciamo, un ok, ma
mi va bene, ma è diciamo un po' tiepido come risposta che è arrivata da questi imprenditori. È ovvio però che tutti vogliono essere informati su ciò che il GAL in qualche modo fa su questo tipo di turismo, perché comunque ne vedono un'opportunità. Infatti appunto a tutti abbiamo chiesto se è interessato circa le azioni di promozione messe in campo da Delta 2000 per le scuole e tutti rispondono sì. Diciamo che, ripeto, è un punto di partenza, è un'opinione di alcuni imprenditori del turismo che speriamo appunto partecipino anche alla costruzione di un dopo. Nel senso, questo era importante perché comunque ci faceva capire il punto di vista e magari, visto che avevamo fatto il focus con le agenti di viaggio, abbiamo fatto è un ulteriore focus con gli imprenditori del turismo. Adesso il passaggio successivo è condividere il lavoro dei percorsi che sono stati pensati per il turismo scolastico ed insieme appunto poter lanciare questo nuovo tipo di prodotto. Questa è la sintesi di ciò che è emerso nelle settimane scorse dal lavoro, appunto da questa interlocuzione con gli operatori del turismo. Io termino qui perché appunto ho cercato di concentrare le risposte anche graficamente per potervi insomma far vedere che cosa è emerso. Se vuoi riprendere la parola tu, Chiara. Sì, come avete visto, insomma, questi sono un po' i dati e le risposte degli operatori che hanno partecipato al nostro sondaggio. Magari adesso, se il nostro presidente ha possibilità di dire due parole o preferisce parlare in chiusura, se no do la parola a Stefano. Non si sente? Ok. Sì, Chiara, siccome mi trattengo, dico, possiamo... Magari faccio un intervento alla fine. Ok, allora magari do la parola al dottor Dall'Aglio. Sì, salve a tutti, grazie. Ma la relazione di Marcella e il lavoro svolto in precedenza mi fanno fare alcune considerazioni prima di tutto. Per un'area come il Delta, per un'area di destinazione turistica, puntare su uno specifico prodotto che si chiami turismo scolastico, che si chiami in un altro modo, non è rilevante, richiede la capacità di coinvolgere ad ampio spettro e con una strategia ben specifica non solo l'esterno, non solo la domanda, che in questo caso sono le scuole, in un altro caso sono evidentemente altri segmenti di domanda, ma anche di coinvolgere in maniera forte il sistema di offerta, che deve da un lato conoscere quello che la destinazione sta facendo e quello che la destinazione vuole fare in chiave strategica, per agganciare nuovi segmenti di domanda. Dall'altra parte ci deve essere in qualche modo una capacità dell'offerta di muoversi in coerenza con quello che emerge dalle esigenze. In questa chiave sarebbe da leggere il risultato dell'indagine di Marcella. Allora, noi abbiamo fatto, e io sono in questo caso stato demandato da Delta 2000, a coordinare un po' il progetto di turismo scolastico, e in questo caso abbiamo realizzato l'anno scorso un'indagine a cui hanno risposto una settantina di docenti di varie scuole a livello italiano e per capire sostanzialmente quali erano i driver principali che facevano sì che una destinazione venisse scelta dai docenti come destinazione di turismo scolastico. Sono venute fuori delle cose molto interessanti che abbiamo tenuto conto evidentemente da un lato per costruire una proposta di offerta e dall'altro per coinvolgere sostanzialmente gli operatori locali. Da questo punto di vista, il basso numero di risposte che ha ottenuto Marcella è abbastanza significativo di in qualche modo
una, vorrei dire, una bassa capacità del sistema di offerta di rispondere a delle nuove sfide, come quella di agganciare dei nuovi segmenti di domanda. E devo dire che per me, che lavoro col Delta ormai da 30 anni, sembra un po', come dire, una resistenza un po' atavica a muoversi dalle, dai segmenti di domanda sicuri, quelli che ormai arrivano qui da anni e anni e anni. Tuttavia, un'area come il Delta è naturalmente predisposta a fare turismo scolastico. Siamo in presenza di un'area che ha tantissimo da dire sotto il profilo naturalistico, evidentemente. È un'area leader da questo punto, sotto questo profilo, a livello italiano. Questo gli insegnanti ce l'hanno detto e lo stereotipo naturalistico funziona. Tuttavia, nella nostra indagine che avevamo già fatto, viene fuori che, per esempio, ne conoscono pochissimo quelli che sono gli altri elementi che possono complementare l'aspetto naturalistico, che già di per sé, come dire, ne fa un'area naturalmente vocata a turismo scolastico. Ma se pensiamo agli Etruschi a Spina, alla nave romana a Comacchio, alle saline che risalgono comunque all'epoca romana, quindi c'è un'evoluzione storica e una, un racconto storico che è possibile fare nel Delta, per arrivare al Rinascimento, alla Signoria degli Este, dove evidentemente, anzi prima ancora, se volete, al Medioevo con Pomposa, agli Este con la Delizia, con Mesola, no? Da questo punto di vista anche l'ambito storico possiede delle risorse che possono assolutamente rendere e complementare l'aspetto naturalistico e farne un'area in cui è possibile sviluppare diversi racconti. Ma ancora oltre, la bonifica dell'Ottocento, ma che poi arriva anche più tardi, è un elemento che ci può far parlare evidentemente del periodo fra le due guerre, perché il fascismo evidentemente tende a lavorare sul concetto della bonifica. Ma ancora prima, Anita, che muore nel Delta dopo la fuga dalla Repubblica di Roma, ci fa parlare di risorgimento. Ancora degli elementi legati alla letteratura, pensate a Bassani, pensate a molta filmografia che è legata al Po e di come questa sostanzialmente si sia legata al territorio ed è possibile per le scuole superiori affrontare racconti di questo tipo. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che e confermare che dal mio punto di vista il Delta del Po è un'area che per il suo valore naturalistico già possiede delle caratteristiche che avrebbero dovuto farne una destinazione di turismo scolastico già da, per capirci, decenni, come succede in tutti i grandi parchi naturali che esistono all'estero e in altre parti d'Italia. Abbiamo preso spunto in questo senso e abbiamo inserito il turismo scolastico fra i segmenti da agganciare nel piano marketing che avevamo fatto, andando a vedere quello che succede nel Parco della Doñana, siamo in Spagna, e in altri parchi, dove evidentemente la frequentazione è prima di tutto delle scuole e dopo successivamente è chiaro che i ragazzi tornano con i genitori, tornano con i curiosi che vogliono osservare l'avifauna, eccetera, eccetera. Qui già ci abbiamo messo anni a tentare di evidentemente fornire delle opportunità di intrattenimento, di escursione da parte di chi veniva a fare turismo balneare. Qui l'obiettivo è ancora più forte, che è quello di sviluppare un turismo che comincia da marzo, per capirci il turismo scolastico comincia a marzo, quindi comincia in largo anticipo rispetto alla stagione, quindi è anche un segmento che destagionalizza. Ma per questo abbiamo bisogno inevitabilmente del sistema di offerta che venga dietro. Nel sistema di offerta è chiaro che sono importanti i soggetti che Marcella ha
indagato, ma sono ancora più importanti quei soggetti di raccordo che sono le agenzie di viaggio, evidentemente, che sono quelle che impacchettano il tutto e che evidentemente a cui spetta il compito anche di cominciare a lavorare con quelle strutture ricettive, ristorative, di trasporto, di guida, di interpretazione, che possono, come dire, chiudere il cerchio. Quindi benissimo andare a sentire i singoli alberghi, le singole strutture ristorative, eccetera, eccetera. Questi ci possono dare e ci devono dare un ritorno. E mi sembra che dai dati che Marcella ha presentato, questa sensibilità c'è. Deve però, come dire, sono più preoccupato dal fatto che della bassa risposta che Marcella ha avuto, nonostante diverse sollecitazioni, che connota l'area ancora come, come dire, un'area che fa ancora fatica a sganciarsi dai modelli tradizionali. Mi sarebbe piaciuto personalmente, ripeto, un'adesione molto forte a conferma che in qualche modo questo è un segmento che in qualche modo, come dire, viene visto dagli operatori come proficuo potenzialmente. Chiudo l'intervento per dire che questo progetto, che si chiude a giugno per il momento, ha come obiettivo quello di sviluppare un catalogo di proposte. E allora volevo anticipare alcune cose che stiamo facendo e che sono al vaglio al momento di Delta 2000, ma ci sarà una fase 2 a partire sostanzialmente dall'autunno, in cui gli operatori e in particolare le agenzie dovranno lavorare su quello che sono stati i semilavorati che noi portiamo alla loro attenzione. Per capirci, noi abbiamo lavorato, e se posso condividere lo schermo lo faccio quasi subito, va bene, abbiamo proposte sui, quindi il nostro obiettivo è quello di sviluppare un catalogo di proposte, ma siccome Delta 2000 non è un'agenzia di viaggio, saranno materiali che daremo in pasto alle agenzie locali. Non prima di avere ulteriormente verificato dalle scuole il loro interesse. L'abbiamo già verificato inizialmente, loro hanno detto sì, l'Età del Po è un'area che assolutamente ci interessa, anche se poco conosciuta complessivamente nella sua complessità evidentemente naturalistica, storica, letteraria, eccetera, eccetera, è un'area che, come dire, suscita interesse. Vorremmo andare a verificare all'inizio della fase 2 l'interesse specifico del catalogo che stiamo mettendo a punto. Dopodiché il gioco passa naturalmente agli operatori privati, sono loro che devono fare business su questo, sono loro che devono in questo senso cavalcare l'onda e fare e dialogare con la domanda, cioè le scuole in questo senso, per proporre. Andiamo a vedere, dicevo, il nostro progetto si sviluppa con proposte per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, quella che una volta si chiamavano le medie, e per la scuola secondaria di secondo grado, cioè le superiori. Anticipo che, poi magari Marcella aggiunge qualcosa su questo, che all'interno delle scuole secondarie di secondo grado ci sono dei percorsi cosiddetti PCTO, quelli che una volta si chiamavano alternanza scuola-lavoro, che consentono ai ragazzi anche di affiancarsi a degli artigiani, a delle piccole imprese dell'area, per poter apprendere una serie di elementi. Allora, vi faccio vedere, per esempio, solo una bozza di quelli che sono stati elaborati come percorsi per la secondaria di primo grado. È solo un esempio che vi voglio portare, però per farvi capire la maniera in cui abbiamo ragionato. Vediamo se riesco a trovarlo. Relazione attività, percorsi. Qua, Dev, Google, no? Non capisco perché non lo vedo fra tutte le finestre. Ok, vediamo se adesso riesco a vederlo. Eccolo qua. Allora, vedete? Riuscite a vedere? Sì. Sì? Sì, sì. Ok. Per esempio, per la scuola secondaria di primo grado, questi sono la bozza delle proposte che abbiamo fatto. Sono proposte giornaliere, il che vuol dire che poi sarà compito delle agenzie
adattare ciascuno di questi eventualmente interessanti per loro, per l'interlocutore che hanno davanti, per trasformarle in percorsi da mezza giornata, o invece per chi vuole stare 2 o 3 giorni nel Po, affiancarne diversi. Questi rosa sono l'ambito storico-artistico, un percorso di una giornata dal periodo romano al medioevo, con mosaici di Ravenna, con alla mattina, con Abbazia di Pomposa e Museo Pomposiano al pomeriggio, per esempio. Un altro dal Medioevo al Rinascimento. Un altro, entriamo nell'ambito naturalistico, flora e fauna delle aree umide, un ambiente a rischio. Ambienti e paesaggi che mutano nel tempo. Abbiamo degli esempi nel Delta di ambienti anche storici che è difficile, rari, che è difficile trovare perché evidentemente non sono così comuni neanche a livello italiano. L'acqua come protagonista del contesto naturale, qui si parla di Pialassa, si parla di specifici fenomeni anche che sono dell'area. Poi nell'ambito multidisciplinare, dalla storia romana di Ravenna alla tradizione del sale di Cervia, dalla Rimini romana alla tradizione del sale di Cervia, Ravenna classica con un approfondimento naturalistico, tenute di signori e capanni di canne, dimore e costumi delle terre umide. Queste erano terre dei signori d'Este, ma sono anche terre in cui venivano fatte le capanne di canne. Abbiamo il museo naturalistico, sia il Museo delle Valli che il Museo delle Erbe Palustri. Sono elementi, evidentemente, e così via. Non voglio tediarvi, voglio dire semplicemente che sono stati sviluppati almeno una quindicina di itinerari per le diverse scuole, ordine e grado, che fanno sì che, come dire, questi elementi che andranno a finire in questo catalogo vengono poi date in pasto a chi? Alle agenzie dell'area, che evidentemente devono trarre da questi spunto, visto che verrà veicolato online, per rispondere in maniera adeguata a quelle che sono le richieste delle scuole, e quindi saranno le agenzie a dover rispondere e a prendere in mano queste suggestioni, questi suggerimenti, per poterli trasformare effettivamente in prodotti, perché c'è una scuola che vuole stare 2, una scuola che vale 3, una scuola, come diceva Marcella, con per esempio degli alunni che hanno delle difficoltà motorie e quindi si va da una parte piuttosto che dall'altra. Tuttavia, questa, come dicevo prima, questa consapevolezza che deve essere presente in tutte le agenzie dell'area e anche nei vari operatori dell'offerta, è qualcosa che deve continuare assolutamente ad allargarsi, perché senza questa capacità di costruire una comunità di operatori che vedono nel turismo scolastico una opportunità, quindi una rete di operatori che lavora sul turismo scolastico, sarà difficile riuscire a cogliere tutte le opportunità che sono presenti in questo segmento, come anche in altri, evidentemente. Mi fermo qua, lascio la parola magari a Lorenzo, oppure alla chiacchierata che gli operatori presenti in webinar possono incentivare. Grazie. Io mi permetto di, se posso, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Stefano sui PTCO. Proprio sui percorsi che sono stati realizzati sui PTCO, inizieremo un tour all'interno degli istituti superiori dell'area leader per mostrare anche questo tipo di itinerari, che sono molto importanti, non sono da sottovalutare, sono di pari livello rispetto alle i viaggi di istruzione o le uscite didattiche, e possono veramente il Delta e gli itinerari che sono stati studiati sono molto molto interessanti, può dare veramente grande spazio anche a questi PTCO. E quindi già da giovedì cominciamo questo tour all'interno degli istituti superiori, che concluderemo a fine di maggio. Questo era solo di corollare a quello che ha detto Stefano. Quindi lascerei poi la parola al Presidente. Se... Io direi che facciamo parlare gli intervenuti, insomma, visto che abbiamo un po' di tempo. Sì, sì. Prego.
Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Io sono Elisa di Larus Viaggi e no, mi venivano alcune riflessioni. Larus Viaggi sono 35 anni che fa turismo scolastico in questa zona. E, non ce lo siamo inventato ovviamente, ma il dottor Vitali, prendendo spunto dagli amici romagnoli, è stato probabilmente uno dei primi che ha portato il turismo scolastico qui nel Delta del Po, proprio con il Delta del Po. Io tra l'altro lavorai anche alla Spina Tour della signora Stecca quando ero un po' più giovane e anche lì facevamo già turismo scolastico. Ribadisco che io ho superato i 50 abbondanti e ho cominciato a lavorare nelle agenzie di viaggio che ne avevo 20, quindi facevo la guida, io sono guida turistica e ho cominciato a fare la guida turistica quando avevo 18 anni. Quindi il turismo scolastico nel Delta del Po c'è da sempre. Il problema del turismo scolastico qui da noi sono le strutture ricettive, a parte qualche albergo o ad esempio, come leggevo prima, che c'è appunto una persona collegata, lo Spiaggia Romea, che ha sia albergo che strutture come bungalow che possono accettare i ragazzi oppure case mobili, nessun'altra struttura può prendere gli studenti. Gli studenti non si muovono in 10, in 12 come le famiglie che arrivano magari in 2-3 famiglie con i bambini, si muovono a frotte, nel senso che i ragazzi, a parte questo periodo magari di Covid in cui arriva solo una classe o al massimo due, cioè, si muovono in 40-50 ragazzi per volta e lì c'è bisogno di alberghi. Gli alberghi qui da noi, a parte quest'anno che aprono tutti a maggio, a metà maggio, non si è ancora capito per quale motivo, e chiuderanno ai primi di settembre, quando invece il turismo scolastico parte, come dicevate giustamente voi, dai primi di marzo, a volte anche prima, e fino a maggio, inoltrato anche giugno con le gite scolastiche di fine anno delle scuole elementari, per arrivare, per prendere poi di nuovo da settembre, ottobre, novembre. Quindi sarebbero i mesi clou in cui pubblicizzare e programmare le attività scolastiche, delle gite scolastiche, anche perché sono i periodi migliori, perché c'è meno gente, c'è meno caos, i ragazzi sarebbero più liberi di poter fare attività anche didattica a quel punto, perché non sarebbe solo la mera gita scolastica per andare a vedere i fenicotteri, andare a vedere le valli, andare a vedere il delta di corsa, tutta una cosa fatta un pochino così all'acqua di rose, quando invece facendolo in specifica sarebbe molto meglio. Il problema, ribadisco, sono le strutture alberghiere, non ne abbiamo. E quando ci sono, o sparano dei prezzi allucinanti e ti tocca mettere i ragazzini a Rimini, che sono un'ora e mezza di strada, quindi i professori spesso volentieri fanno una giornata nel Delta e poi tutto il resto stanno in Romagna perché si stancano, e poi spesso volentieri quando si tratta di gruppi studenti gli alberghi non li vogliono, pur avendo la clausola della cauzione in caso di danni, cioè sono cose che noi facciamo da sempre. Quindi sappiamo benissimo come si muove il turismo scolastico. Il problema veramente qui da noi, non in Romagna, non da Roma, da Ravenna in giù, da qui, da Ravenna in su, sono gli alberghi. Non ci sono alberghi, signori. Se volete vi faccio i nomi: Logonovo, che non accetta gli studenti, Plaza e Pineta. A volte il Plaza accetta gli studenti sul Pineta o anche sul Plaza, però nei mesi di marzo-aprile, però quest'anno apre a maggio, anche l'anno scorso aperto a maggio, quindi niente movimento. E altri alberghi? No. Quadrifoglio, qualche volta, quando si riesce a fare l'attività, se si riesce, ma hanno talmente tante richieste anche come anziani e tutto il resto che sono sempre pieni. Gli altri non sono alberghi, sono case vacanza, sono agriturismi, sono B&B con tre camere, cioè non è umanamente possibile questa cosa. Ripeto, noi facciamo turismo, se volete vedere il nostro catalogo, adesso non ce l'ho perché in questo momento sono a casa, però noi abbiamo un catalogo che si svolge per le prime 25 pagine esclusivamente sul turismo scolastico, sulle attività, sugli servizi guidati e tutto quello che è. La Sara che mi vede, che è lì sotto, la Sara Milani, sa benissimo di cosa stiamo parlando, perché anche loro in qualità di guide e nostre collaboratrici sanno perfettamente che gli studenti si muovono in gruppi grossi e che hanno bisogno di tanta
struttura. L'albergo non c'è bisogno che abbia la sala giochi, non ce n'è bisogno, i ragazzi stanno benissimo. Dopo una giornata in cui li fai fare tutte le attività possibili del mondo, li fai camminare alla scoperta del delto, andare in bicicletta, alla sera vi assicuro che crollano, quindi non c'è bisogno della sala giochi. A volte gli si lascia la sala ristorante per fare attività, perché magari gli insegnanti riprendono quello che è stato fatto durante la giornata, ma non c'è bisogno di farli giocare. Li fai giocare per magari l'ultimo giorno, mandandoli prima di andare a casa a Mirabilandia. Quello è il regalo che spesso fanno gli insegnanti dopo 3-4 giorni nel parco del Delta del Po, quando si riesce ad organizzare una buona cosa. Quando le scuole ti contattano direttamente e non fanno i famosi concorsi di partecipazione e mandano preventivi a 27.000 agenzie e quella che costa meno chiaramente vince, però quella che costa meno cosa ti dà? Niente. Non ti dà la specifica nostra, che siamo del posto, che sa cosa dare ai ragazzi, che sa cosa fargli fare, sa dove c'è la didattica e dove si può fare didattica, e quindi non li impegni soltanto facendoli andare a vedere, ma facendoli partecipare, facendogli vivere queste cose. Quindi il turismo scolastico da noi esiste, ma non esisterà più senza gli alberghi. I ragazzi, giusto qualcuno riesce a mandarlo nei villaggi turistici che sono organizzati con le case mobili o quant'altro, ma per il resto nessuno ti prende gli studenti, perché spendono poco. Signori, a Rimini li mettiamo a mangiare con 25-30 euro a dormire. Scusate, quindi è chiaro che è una scuola che è abituata a un tour operator di quelli romagnoli, che io riconosco tutti perché ormai lavoriamo da una vita con loro, loro sanno benissimo che da noi non potranno mai mettere gli studenti, perché le scuole sono abituate a spendere quella cifra lì, ma noi non abbiamo neanche un albergo che ci faccia 35 euro ai ragazzi, che allora tu gli fai il pacchetto, gli metti dentro tutto quello che gli devi mettere e la scuola accetta. Ma ripeto, le scuole fanno concorsi per spendere poco, vanno da tutte le agenzie che non sono le nostre agenzie del posto. Probabilmente noi l'ARUS non abbiamo risposto, primo perché non siamo stati contattati e ci è arrivato questo webinar dopo, quindi non so per quale motivo, però avremmo partecipato volentieri. Mi è arrivata la richiesta da Franco, che era a Dubai, a me, quindi figuratevi, mi ha detto partecipa al webinar perché parlano di turismo scolastico. Quindi avremmo partecipato volentieri anche all'inizio per fare il sondaggio, per rispondere a quello che erano le necessità e le esigenze del turismo scolastico. Ho detto solo questo, noi lo facciamo, ci lavoriamo, per noi è una, per me poi è il mio settore, perché è il mio specifico, è il settore che mi piace di più, perché comunque poi i ragazzi sono contenti, non hai le lamentele di quello che non ha mangiato bene, perché se li mandi a Rimini mangiano malissimo, stanno male. Da noi quei pochi che ti prendono i ragazzi li fanno mangiare bene, e è sempre questione di prezzo spesso volentieri e anche di organizzazione. Quindi se le nostre agenzie, i nostri tour operator sono ben organizzati, ben coesi, che questo non succede mai, il nostro turismo diventa professionale, anche quello scolastico, perché la professionalità è alla base di tutto quanto, secondo me. Io penso di aver chiuso, grazie, chiedo scusa per l'intervento, no, ma mi sentivo molto presa in causa. Ah, perfetto, molto bene, molto bene. Più c'è coinvolgimento, più siamo contenti. Dai, intanto grazie. Conoscevamo evidentemente l'attività della LARUS in questo ambito, quindi non l'abbiamo, come dire, ignorata. Semplicemente, come dire, quando una destinazione nel complesso punta su un segmento come il turismo scolastico, è chiaro che si vorrebbe vedere, come dire, una partecipazione più, fra virgolette, allargata. Questo nell'ambito evidentemente anche dei normali rapporti di concorrenza fra una struttura e l'altra, questo non è rilevante, per cui conoscevamo l'attività della LARUS in realtà. Intanto grazie per l'intervento, perché, come dire, mette a fuoco una serie di problemi che sicuramente avevamo individuato. Questo problema della ricettività pone una sfida, era già emerso in un altro dei colloqui, intanto come elemento a Elisa torneremo con le agenzie prossimamente, uno per presentare questi suggerimenti che, come dire, rappresenti, che abbiamo costruito,
ma che non esauriscono evidentemente l'esperienza della Larus e l'esperienza di Elisa, evidentemente, come dire, fanno sì che davanti a una qualunque docente possa rappresentare e presentare ulteriori offerte. Dal mio punto di vista, il fattore su cui Elisa punta, che è la bassa rispondenza degli operatori, fra virgolette, perché non ha parlato di quelli ricettivi, ma è chiaro che il vincolo maggiore è quelli di quelli ristorativi, ma è chiaro che il problema principale è sui ricettivi, ma anche sui ristorativi, mettere a tavola complessivamente un certo numero di persone non è semplicissimo. Ai budget, che giustamente Elisa diceva essere rilevanti, in effetti l'indagine, che fra l'altro vorrei che magari Delta o gli altri operatori presenti oggi, se vogliono avere i risultati dell'indagine fatte sulle scuole, possono richiederlo, ovvero chiedo a Delta 2000 di poterlo inviare evidentemente. Perché in effetti il fattore rilevante che le scuole hanno evidenziato è esattamente quello, un costo coerente con evidentemente la e quindi il costo diventa un po' la variabile fondamentale, più ancora del contenuto, nel senso che il costo finisce per essere un fattore talmente discriminante che si decide di andare o di non andare in una destinazione, ancorché coerente con il programma, ancorché interessante, se il costo che viene fuori non è evidentemente coerente e con la sua capacità di far partecipare tutti gli alunni della classe, no? E questo è fondamentale. Due domande a Elisa e a chi opera già nell'area come turismo scolastico. La prima è appunto se i villaggi riescono a sopperire a questa carenza, e cioè se i villaggi, che comunque è una modalità, e i camping, che sono comunque una modalità di offerta presente in zona, possono sopperire a una domanda più estesa di turismo scolastico. La seconda domanda è, perché era già venuta fuori, e io mi ero anche, fra virgolette, un po' esposto con Delta 2000 dicendo a questo punto bisogna realizzare una struttura da far gestire ai privati che sia dedicata in qualche modo a questo segmento, e cioè che finisca per essere una struttura, fra virgolette, ostello, organizzata in maniera moderna, perché anche, come dire, le moderne soluzioni da questo punto di vista sono tanto di cappello, parlo di avere viste strutture di questo tipo in Trentino o altrove, dedicate quindi a un turismo che singolarmente per notte ha un budget limitato, ma che evidentemente finisce per avere una circolazione adeguata per poter essere gestita e riempita per diversi mesi all'anno. Quindi due domande. Uno, se gli holiday village e i camping in qualche maniera nel breve periodo possono riuscire ad essere una risposta adeguata sotto profilo ricettivo, e due, se occorre pensare a una struttura dedicata nella parte verde, chiaramente nella parte di parco, dedicata per esempio, cioè se in qualche modo lo sviluppo del turismo scolastico impone in qualche modo la creazione di una struttura ricettiva dedicata in questo senso, sul medio termine. Io ho visto che c'è Simone adesso che ha alzato la mano. Sì, esatto. Volevo proporlo perché so che lui lavora qui da noi da tanto tempo, ecco. Quindi sempre di Larus, sei Simone? Buonasera a tutti, scusatemi, sono in macchina. No, beh, Elisa, se dovevi rispondere vai tranquilla, posso rispondere anche successivamente. Sì, io sono il responsabile di Prima Tour, un tour operator, noi lavoriamo, diciamo il nostro 99% di core business sono esclusivamente le scuole, lavoriamo a livello nazionale da oltre 30 anni, facciamo viaggiare quasi 60.000 studenti su scala nazionale. La zona del Delta del Po per noi è una zona veramente molto 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 importante, proficua, oltre ad essere a livello turistico, parla da sola, insomma, bellissima. Noi abbiamo trovato, diciamo, un equilibrio perfetto su quello che è la realtà in cui portiamo i ragazzi, ovvero presso il villaggio di Spiaggia Romea, e con tutti i servizi annessi. Nulla da dire a quello che già Elisa ha accennato. Effettivamente
qualche difficoltà la si riscontra in linea generale su quello che sono le realtà alberghiere da andare a trovare e da proporre poi in quello che è l'ambito del turismo scolastico. Però se mi posso permettere, io il problema lo vado a trovare altrove, vivendo giornalmente le scuole. Noi abbiamo una rete commerciale che arriva dentro le scuole, quindi mi posso permettere, almeno dal nostro punto di vista, senza presunzione, di dire che abbiamo molto il polso della situazione e vediamo che le difficoltà sono all'interno delle scuole, ovvero se il viaggio di istruzione ad oggi passa come quasi una perdita di tempo o passa come un intralcio a quello che è la formazione didattica e la formazione culturale di un ragazzo, al di là del business personale di ognuno, ok? Togliamolo un secondo, siamo tutti genitori e siamo stati tutti genitori, siamo tutti genitori e il passaggio del viaggio di istruzione è un passaggio fondamentale. Quindi gli deve essere data la giusta importanza, e se questo non cambia internamente a quello che sono le istituzioni, andando ad incentivare i docenti che si prendono l'incombenza, si prendono il rischio, si prendono quello che sono le responsabilità per portare fuori i ragazzi, noi ci andremo sempre inevitabilmente, noi del settore, ad uccidere, come diceva Elisa, poi per andare a trovare la struttura alberghiera che ti fa i 50 centesimi in meno, che ti dà la Coca-Cola, e che quindi tu all'interno di quello che è poi il bando di gara, perché bisogna dire anche questo, ad oggi il bando di gara dove noi partecipiamo, l'itinerario a volte non te lo chiedono nemmeno, cioè è diventata una cosa assurda, paradossale, che noi che facciamo turismo, noi che siamo esperti del settore, che tutto si svolge a livello poi di itinerario, perché bisogna dare una logica a quello che è un itinerario, se tu nemmeno l'itinerario mi chiedi, ma io devo soltanto rispondere ad una tabella a punteggi perché devo vincere il gruppo, diventa una cosa assurda. Quindi ci si sta uccidendo per poter far sì che il coefficiente ti permetta di vincere il bando di gara e quindi poi andartela a ragionare con i docenti, che però nel 99% dei casi chiami il docente che poi deve accompagnare il gruppo e si scoccia, è scocciato, perché? Perché non prendono più un euro per quella che è una trasferta, addirittura a volte ci devono rimettere dei soldi e devono stare logicamente svegli fino alle 2 di notte e non hanno nessuna copertura di responsabilità. A mio avviso bisognerebbe lavorare veramente molto a livello istituzionale e far capire che il passaggio del viaggio di istruzione è un passaggio fondamentale. Di conseguenza bisogna poi andare a capire chi si immette all'interno del viaggio all'interno dell'organizzazione del turismo scolastico. Come Lisa diceva, ci sono a volte agenzie che veramente si approcciano alle prime armi, ti vanno a togliere il gruppo soltanto perché vogliono magari mettersi a basso costo. Io vado a Spiaggia Romea, dove compro i posti in anticipo, mi prendo un rischio con 6 mesi di anticipo e magari lì per lì mi viene tolto il viaggio, si crea una situazione di diciamo così contrasto, perché poi ci sono ricorsi e controricorsi a livello scolastico, e magari molte volte a noi ci è capitato che la scuola a un certo punto dice: senti, sai che c'è, mi avete rotto, scusatemi un po' la calata romana, mi avete rotto e basta, il viaggio di istruzione non si organizza più. Questo era per dire quello che la nostra... posso interrompere? Certo. Simone, prego. Posso interrompere? Cioè, ci mancherebbe. Grazie. Io credo che sia un po' difficile che... Stefano, non ti si sente bene, ti si sente a scatti. Stefano? Non si sente, è uscito. Stefano, non si sente. Sì, un attimo, sto controllando la rete che ho, un attimo. Infatti dice che la connessione internet non è stabile. No, nel frattempo una cosa che volevo dire a Simone, noi... Un attimo, si sente? No. Scatti? Prova a ricollegarmi. Prova, sì, esatto. Ricollegarmi. Esatto. No, Simone, una parte che non avevi, forse sei entrato dopo, una cosa molto importante per noi è stato il contatto con gli insegnanti.
Questi percorsi, ad esempio, sono stati itinerari, sono stati proprio creati grazie al lavoro fatto con gli insegnanti. È ovvio che tu hai perfettamente ragione, loro sono il grimaldello fondamentale per il viaggio di istruzione ben riuscito e per anche in qualche modo, no, il successo di una destinazione su questo settore. E quindi il lavoro con gli insegnanti è stato molto, molto intenso. Vediamo se si no, è... No, non mettevo in dubbio questo. Io mi sono permesso un po' di allargare il discorso perché sono difficoltà veramente oggettive che poi mettono a duro rischio repentaglio, oltre poi a tutte le difficoltà di cui noi già, voglio dire, su cui già abbiamo vissuto, no? Perché il Covid sì, ha sbaragliato un po' tutto, però c'è da dire che il turismo... Al turismo ha fatto molto male, in particolar modo al turismo scolastico. Certo. Vediamo se Stefano si è ricollegato. Mi sentite un po' meglio o no? No. Male. No, ok. Vabbè, provo a... Torno dentro, fa un pro, scusate. Va bene, allora diamo la parola a chi c'era, Elisa, che si era... Sì, no, vi rubo solo un attimo perché voi avete parlato giustamente di un educational fatto. Noi come Larus Viaggi, facendo i vari workshop in giro per l'Italia, fiere, tutto quello che è, bit e quanto altro, un anno siamo stati contattati praticamente da un'associazione di insegnanti che appunto ci chiedevano un educational in zona perché erano interessati a venire con le loro scolaresche. Erano varie scuole della zona del Lazio, della Campania. Quindi Larus ha fatto tutto a sue spese, un educational di una settimana, facendoli dormire e mangiare presso Larus, con le guide specifiche, con tutte le visite guidate, con il motonavi, contro motonavi, tutto quello che è possibile, gite in bicicletta. Vi assicuro tutto quanto, con tanto di... serate ad hoc per illustrare il territorio e tutto quanto. Sapete quante scuole sono venute di quell'educational dove c'erano la bellezza di 28 insegnanti? Nessuna. Quindi gli insegnanti vi possono raccontare la qualsiasi, come diceva Simone, perché non gliene frega niente, anzi, se possono non vengono in gita con i ragazzi, perché è un impegno per loro, non prendono una lira, sono grattacapi e spesso volentieri vengono malvolentieri perché non sono gli insegnanti adatti, non sono insegnanti di storia dell'arte, non sono insegnanti di scienze, non sono insegnanti di niente, nel senso che non gli interessa quello che si viene a vedere. Molte volte succede così. E ve lo dico anche da guida, perché a me è successo di fare da guida e un insegnante mi ha detto: ma che brava, riesci a tenerli così bene, io non ce la faccio in un anno scolastico. Ho detto complimenti, cioè se questa è la vostra attività, bravi. Quello che voglio dire è che l'educational vengono tutti, perché è gratis, scusate se sono così franca, ma ne abbiamo fatti più di uno con l'Arus e vi posso garantire che non hanno portato nulla. Cioè di 28 insegnanti, quindi di 28 scuole, non ne abbiamo vista una. E la chiudo qui. Grazie. Marcella, tutte e due cose. Vai, Lorenzo. No, mi inserisco in questa discussione, ma noi ci siamo approcciati a questo progetto, la dico un po' così, avendo molte consapevolezze, perché certamente che sappiamo che il turismo scolastico non solo esiste, ma che è importante per il nostro territorio, perché insomma, siamo qui e quindi lo abbiamo ritenuto un segmento assolutamente da non lasciar perdere. Quindi abbiamo detto che c'è stato il Covid, quindi chi si metterà in moto, come dire, prima e con qualche idea in più, forse ha delle chance di mercato che altri magari non raggiungono immediatamente. Quindi il compito nostro è quello un po' di dare una mano, ecco, la chiamo un po' così, ai privati nel fare un pezzo. Chiaramente ci sono privati già molto strutturati, ce ne sono altri un po' meno, che quindi potranno magari avere trovare qualche suggerimento. Però noi siamo andati, ma questo magari poi Marcella lo può anche dire, siamo partiti da un ragionamento che Simone Schiavoni ha ampiamente toccato, la motivazione, cioè
Questo non è un progetto di turismo scolastico come era prima, non vuole essere quella roba lì, perché se diventa quella cosa lì, abbiamo, come dire, non abbiamo raggiunto il risultato. Da parte nostra l'obiettivo è dare una nuova motivazione al turismo scolastico. Fermo tutto ciò che avete detto, perché nella scuola ci sono delle novità. A parte la voglia di uscire dopo il Covid che ha coinvolto anche i docenti. Quindi, come dire, nel marasma delle responsabilità, del fatto di non essere pagati, eccetera, eccetera, però anche i docenti hanno più voglia di prima del Covid di stare all'aria aperta, di fare delle cose fuori. Seconda questione, oggi la scuola ha delle richieste di carattere educativo che non riesce sempre a fare dentro le mura scolastiche. Lo può fare, ma con grande fatica, che comunque si scarica sugli insegnanti. Quindi oggi gli insegnanti, io dico, forse potrebbero essere disponibili a rivedere la loro posizione sul turismo scolastico se viene riempito di nuovi contenuti, o meglio, se viene messo in condizione di rispondere in maniera organizzata a cose che loro a scuola dovrebbero comunque fare. E parlo dei percorsi PCTO che non sono, Stefano, andare per forza nell'impresa, eccetera, eccetera. C'è un ventaglio di corsi di studio in questo paese che il PCTO, vi assicuro, si può fare a 360 gradi, hai parlato di bonifiche, eccetera. Cioè, noi ce l'abbiamo per tutti i gusti, si tratta di costruirlo e di farlo in maniera professionale, certo che sì, cioè il turismo scolastico senza guida è un turismo che non è, secondo me non ha più ragione di esistere, quindi chi viene deve avere l'esperienza, ma meglio se legata a questi percorsi di PCTO, perché vuol dire fare 3 giorni, 4 giorni, 2 giorni fuori dalla scuola e non perdere tempo scolastico, perché altrimenti la dovresti fare a scuola, peggio, con meno strumenti e in maniera, tra virgolette, dal punto di vista didattico, anche meno efficace. L'altra questione è il tema dell'educazione civica. L'educazione civica deve essere fatta per 33 ore in un anno, quindi gli insegnanti devono sottrarre 33 ore, sottrarre in senso burocratico, 33 ore al loro orario, non ognuno, complessivamente il consiglio di classe deve usare 33 ore per fare che cosa, poi li deve valutare, eccetera, eccetera. Anche l'educazione civica può essere fatta fuori dalla scuola, in maniera molto più efficace, molto più rispondente a quelle che sono le linee guida del Ministero, e io credo che in queste due cose, che sono due, tra virgolette, novità, che non avevamo già prima del Covid in maniera così forte, si possono costruire delle motivazioni nuove. Poi, se le agenzie di viaggio sono capaci di fare lobby sui ministri per cambiare alcune regole dentro la scuola, ben venga, lì noi non ce la prendiamo questo compito, perché certo che oggi c'è anche tutto un problema burocratico che impedisce, eccetera, eccetera. Però, siccome io dico ci sono queste novità, se noi, prima degli altri, come forse già fa Spiaggeronea, non lo so, se riusciamo, come dire, ad alzare il tiro e dare una risposta organizzata su questo, io credo che avremmo raggiunto un piccolo risultato rispetto a quello che è l'obiettivo di questo progetto. Quindi l'obiettivo di questo progetto è provare a rinnovare un turismo scolastico che c'è già, che è importante, che però era sicuramente in crisi e che deve ripartire con organizzazioni e motivazioni diverse, in parte diverse. Poi ci sono anche tutti gli altri aspetti, che abbiamo visto, perché gli hotel, quindi questo è. Ma io penso che anche per rinnovare il prodotto di chi già, voglio dire, sta facendo queste esperienze. Sì, io mi aggiungo a quello che ha detto adesso il Presidente, cioè che è completamente modificato nel post-Covid il modo di fare turismo scolastico, nel senso che da un lato c'è tutto, no, una parte consistente di educazione che viene ad essere svolta outdoor,
cioè al di fuori delle mura scolastiche, che i viaggi di istruzione sono da intendersi come momento formativo importante, non tanto come no, la vecchia... Ah, salve, è arrivata, salve. Come diciamo così nel vecchio metodo la gita, tanto appunto per fare confusione o per comunque fare un giro. Il turismo scolastico adesso, soprattutto nell'ultimo periodo, ha connotazioni diverse. Per quanto riguarda il PTCO è un altro punto molto importante, perché il territorio, la destinazione può avere una dimensione orientativa, ovvero nel patto educativo di corresponsabilità tra la scuola da un lato e il territorio dall'altro, si inserisce appunto questa dimensione orientativa, e in questo caso il Delta ha veramente tanto da offrire, ma non solo dal punto di vista ambientale o dal punto di vista, diciamo così, legato ai cosiddetti green job, ma anche ad esempio su tutto il tema della salute e il benessere. Mi vengono in mente i licei sportivi, tanto per fare un esempio, sul vivere bene, sul made in Italy. Ecco, questa è un'altra dimensione che noi dovremo andare ad affrontare. Per quanto riguarda, anch'io mi aggiungo quest'altra constatazione, è vero che dal punto di vista normativo un insegnante non viene pagato di più rispetto all'usuale, però questa è tutta un'altra parte che non possiamo affrontare in questo momento. La cosa che invece possiamo fare è dire che esiste un territorio, quello del Delta del Po, che sotto varie sfaccettature può rispondere a delle esigenze che le scuole possono avere appunto per quanto riguarda i viaggi di istruzione. Noi abbiamo cercato nell'ambito, quando abbiamo fatto l'educational, non è che abbiamo fatto un educational tanto per fare, facendo fare dei giri agli insegnanti gratuitamente. Quello che è stato fatto negli educational è la parte finale di un lavoro precedente di laboratori fatti con gli stessi insegnanti online, quindi questi insegnanti si sono ritrovati sì, di persona, ma avevano già precedentemente lavorato in dei webinar come ci sono ora, nel quale si sono confrontati. Quindi questa hanno adesso utilizzato del tempo che potevano utilizzare diversamente per poter costruire insieme a Delta e insieme anche a Ecostat un catalogo. Quindi questo che ha avuto appunto, che presenteremo in un prossimo webinar, però appunto c'è un lavoro dietro, non è stata una vacanza per gli insegnanti, questo è bene farlo presente, perché c'è stato del... Per cui ecco, questa era un'altra cosa che volevo dire. L'altra cosa invece che vi chiedo, perché non vedo più Stefano collegato, magari dal punto di vista vostro, se appunto riusciamo... Ma io sono collegato. Ah, ecco, adesso sì, posto. No, volevo solo chiedere, scusa, non abbiamo fatto fare una vacanza agli insegnanti, abbiamo fatto un educational, serio? Sì, sì. Cioè, non è che li abbiamo fatti portati qua per fare la vacanza, ok? Certo. Cioè, hanno fatto tutte cose ad hoc come l'avrebbero fatti i ragazzi. Quindi anche, ripeto, le serate ad hoc con le guide, con gli specialisti, con persone conosciute, con... insegnanti di storia dell'arte e artistici, che addirittura gli hanno fatto tutta la storia di Spina, quindi voglio dire, non è che gli abbiamo fatto fare la vacanza, chiariamolo, noi quando facciamo gli educational, non è che regaliamo, cioè sono 28 persone, ecco, erano 28 persone, ripeto, che sono venute qua entusiaste, hanno detto, poi dopo alla fine non sono mai venuti, neanche fatto però, una richiesta. Se mi posso permettere, Elisa, sai che c'è, che questo è un discorso però che ci compete più a noi del privato, no? Nel senso che è un rischio di impresa, anche noi facciamo. È un rischio nostro. Solo a Spiaggia Romea ogni anno noi ne portiamo quasi un centinaio e ne facciamo. No, immagino. Così da tante altre località, e concordo con te che purtroppo mettiamo in conto che su 100 professori, 50, 28, 30, quelli che sono, la buona metà viene a farsi la passeggiata, quello lo metti in conto. Esatto.
Però ecco, esatto, secondo me quello che ad oggi magari possiamo condividere è, ribadisco, non voglio essere diciamo pesante, se a livello istituzionale o Delta 2000 possono, diciamo così, fare un po' più leva su quello che sono delle incentivazioni da far arrivare al diretto interessato, in questo caso, esatto, chi è lo studente. Quindi se magari, ecco, operatori privati come noi si prendono l'onere, grazie alle strutture alberghiere, di organizzare a titolo privato, quindi a livello economico, supportando tutto a livello economico, magari avere anche lì un supporto ulteriore può soltanto che far bene a quella che è la località, perché poi ne beneficiamo tutti. Certo. Scusate se intervengo, visto che sono arrivata dopo, non so, Francesca Sant'Anastasio, Spiaggia Romea. Non so se l'avete già detto, però Simo, credo che Delta 2000, così come diciamo non privato, meno, ci possa aiutare un po' come ha fatto anche il parco con noi, anche con delle attività nuove, cioè non solo attività di guida o di diciamo conoscenza di quello che è il territorio, che i ragazzi non sanno e che magari noi strutture private non sappiamo. Nello specifico, noi facciamo la lezione del Parco del Delta legato a quelle che sono le tartarughe marine, piuttosto che i lupi o meno, e sono tutte attività che ad oggi suscitano tanto interesse anche negli insegnanti, attività che fino a ieri non erano previste, quindi questo sicuramente ci può essere un aiuto anche in questo senso. E assolutamente, ma infatti tra noi privati. Assolutamente, ma infatti l'aiuto di cui si parlava era proprio questo, no? Cercare anche di contribuire magari con idee nuove o spunti su quelle che sono le attività da proporre, perché poi abbiamo ormai percepito che il classico viaggio di istruzione è veramente difficile che i docenti lo organizzino, perché purtroppo quello che ho detto in apertura, ormai gli impegni, ormai le responsabilità sono talmente tante che se non si va a creare un qualcosa dove il professore tra virgolette va soltanto in sostegno, no? E quindi ha tutta un'organizzazione da quando i ragazzi si svegliano a quando vanno a dormire, diventa veramente complicato. Quindi cercare di andare a studiare soluzioni sotto questo punto di vista sicuramente fanno la differenza e sicuramente si arriva a Dama. C'è da dire una cosa, che in Emilia Romagna questo ad oggi si riesce a trovare, quindi partiamo da una base sicuramente migliore rispetto a tante altre località che sono veramente miopi sotto tutti i punti di vista. L'Emilia in questo caso di idee ne dà veramente tante, però certo più frecce riusciamo a mettere nell'arco e più sicuramente riusciamo ad arrivare meglio a quello che è l'utente finale. Sì, intervengo io, scusate. Il contributo che Delta 2000 vuole dare in questo caso, con questo, ripeto, la strategia è chiara e dovrebbe essere chiara a tutti: sviluppare di più il turismo scolastico. Il problema è il come. In questo caso, in questa parte del progetto, la maniera in cui abbiamo interpretato e declinato questo macro obiettivo è: forniamo tutta una serie di fil rouge, tutta una serie di narrazioni che possono aiutare le agenzie da un lato, ma le agenzie che lavorano da anni lo sanno quali sono probabilmente le risorse da giocare sul territorio. È un'iniziativa che stiamo facendo soprattutto per tentare di sollecitare dal lato dei docenti, dal lato di chi sceglie il turismo scolastico e che è un decision maker nel turismo scolastico, di percepire il Delta in maniera diversa da quello che è lo stereotipo. Mi spiego meglio. Io lavoro col Delta dal 1988 e continuo a rilevare, non ultima quell'indagine che abbiamo fatto per questo progetto in autunno dell'anno scorso o fine estate, ancora un grandissimo numero di persone, in questo caso stiamo parlando di docenti, che però non conoscono l'area, non sanno quello che l'area può proporre. Allora abbiamo detto: facciamo una cosa, visto che l'obiettivo è sviluppare il turismo scolastico, intanto cominciamo a raccontargli delle narrazioni diverse, cioè ampliamo la visione e la complessità delle cose che si possono fare nel Delta. Questo dal lato della domanda, perché questo catalogo fornirà una serie di suggestioni ai decision maker del turismo scolastico, cioè ai docenti.
ma fornirà probabilmente anche alle agenzie una maniera per proporre il Delta in maniera diversa. Il problema però che non si esaurisce lì, perché sviluppare un segmento di domanda, qualunque, domanda turismo scolastico o non turismo scolastico, richiede una domanda più sollecitata, più allertata, più consapevole, ma un'offerta più allertata e più consapevole che vogliamo agganciare quel segmento e anche un'offerta che abbia le caratteristiche tale per cui quel segmento può essere ospitato. E allora dico, questo è un percorso che stiamo iniziando, aiutateci anche voi a identificare quali sono i nodi, quali sono gli snodi che dobbiamo superare per favorire uno sviluppo maggiore del turismo scolastico nel Delta. Simone, capisco che il problema può essere, come dire, istituzionale, ma il Delta, in quanto destinazione, non riesce a incidere sui problemi istituzionali, purtroppo. Se il problema è il costo, bene, poniamoci come obiettivo quello nel Delta di riuscire a mettere su una struttura ricettiva, un qualcosa che però, voglio dire, Delta 2000 può agire localmente, non può agire su quelli che sono i macro fattori che oggi fanno sì che il turismo scolastico non venga preso in considerazione dai docenti o venga preso in considerazione solo sotto certi profili. Io dal lato della domanda vedo dei costi e dei contenuti. Possiamo agire sui contenuti ampliandoli, possiamo agire sui costi e dovete aiutarci voi, agenzie specializzate nel turismo scolastico, a capire in che modo possiamo migliorare l'offerta sotto il profilo qualitativo e sotto il profilo dei costi. Se voi ci aiutate in questo percorso, è chiaro che Delta 2000 come agenzia di sviluppo dell'area ha e metterà in agenda quelle iniziative che possono verosimilmente aiutarvi, voi agenzie, a vendere meglio quel prodotto. Sicuramente non riusciamo ad agire, ripeto, su quelli che sono dei macro fattori e delle storture, perché sono storture quelle che dicevi giustamente tu prima. È un'aberrazione pensare che il turismo scolastico si esaurisca solo sotto il profilo dei costi o che non dia la possibilità di un arricchimento, ma che abbia prevalso alla fine, abbiano prevalso una serie di fattori diversi. Su quelli è un po' difficile che Delta 2000, che è un'agenzia locale, possa agire. Però facciamo un percorso insieme. Ripeto, questo catalogo è una maniera per dire ai docenti e alle agenzie che lavorano in turismo scolastico: guardate che il Delta non è solo natura, il Delta è sicuramente natura e va in prospettiva fatto conoscere sempre di più e sempre meglio come area leader a livello italiano, perché la avifauna che c'è nel Delta non c'è altrove. Ora, vuoi entrare in contatto con questa realtà? Devi venire nel Delta. E quindi l'obiettivo è di finire, ripeto, abbiamo messo a punto circa una 45-50 proposte che daremo in pasto ai clienti, ai decision maker, e daremo in pasto anche voi, questo nel prossimo mese, per capirci. Ma questo è solo un piccolo passo, perché la promozione anche di un'area come il Delta risponde poi, ripeto, a una parte del problema, perché come dicevi anche tu, il problema è: riusciamo a mettere a punto un costo adeguato, riusciamo a ospitarli senza portarli a Rimini, perché altrimenti la cosa diventa veramente complessa. E quindi dovete aiutarci anche voi, anche attraverso questi incontri, a capire quello che è il percorso, che non si fa in 6 mesi, che si fa probabilmente in 2-3 anni, che aiutano però a mettere un mattoncino di fianco all'altro per riuscire in prospettiva a diventare leader nel turismo scolastico. Grazie. Non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire. No, c'era quella domanda che aveva fatto Stefano sul fatto se appunto i villaggi che presenti nell'area possono essere o rappresentare una possibile risposta alla difficoltà di venire. Allora, abbiamo già capito che Spiaggia Romea è sicuro, che il Florence... Sì, ma anche il Florence appunto è sicuramente disponibile e lo abbiamo proposto altre volte chiaramente. Ai nostri studenti, perché è la comodità anche stessa
di avere delle strutture così ampie e nel verde, insomma, è una cosa che solitamente piace, chiaramente. Però non so gli altri cosa vogliano fare, sinceramente, non ho idea. E secondo la difficoltà, scusate, delle strutture, generalmente, almeno che riscontro io nella collaborazione, e generalmente la riscontro noi, noi e il Florence collaboriamo molto sotto questo punto di vista, gli altri un po' meno. Generalmente la problematica di base, adesso non so se l'avete già definita, sentivo prima, parlavate del prezzo, parlavate di quello, eccetera, ma è un po' il valore che purtroppo viene dato al turismo scolastico, no? Dove invece si uniscono, come state dicendo, delle attività di valore importante, anche la struttura logicamente può organizzarle in maniera dedicata e specifica. Perché a volte si pensa spesso a distruggono la struttura. Io questo ce l'ho tutte le settimane, quest'ansia, ve lo dico. Però realmente lo faccio ormai da 7 anni, ne gestiamo ormai questa stagione, ne abbiamo fatti ormai quasi 5.000, andiamo per gli ultimi. E vi dico che se i ragazzi sono ben gestiti, i professori sono in linea con le attività e comprendono veramente le attività, questa problematica non c'è. È che a volte le strutture fanno fatica a recepire, perché purtroppo il gruppo scuola non è come il cliente classico, quindi il connubio tra i due è molto difficile. Io inizio sempre il mio discorso ai ragazzi e gli dico: ragazzi, benvenuti a Hotel Club Spiaggia Romea. Hotel, lo dice la parola stessa, vuol dire che ci sono altri ospiti in vacanza che non hanno voglia della vostra confusione. Poi logicamente bisogna un attimo trovare un po' di pazienza da una parte e dall'altra, però se organizzati con tutto quello che offre il nostro territorio, veramente è una carta vincente, soprattutto per destagionalizzare, che oggi ne abbiamo tanto bisogno. Grazie. Grazie. E Simone, tu che dici? Dico che noi combattiamo ogni anno, abbiamo visto che strutture alberghiere che prima denigravano tantissimo il turismo scolastico come un mercato di serie B, a distanza di tempo poi ci hanno richiamato implorandoci invece di mandare gruppi, proprio per, come diceva Francesca, destagionalizzare un po' quello che è il lavoro poi del classico dell'albergo. Noi ci crediamo tantissimo, amiamo quello che facciamo, cerchiamo di metterci sempre quel qualcosa in più. È normale che se abbiamo anche un supporto, un aiuto ulteriore, arriviamo meglio. Darvi degli spunti d'aiuto, sì, potrebbe essere quello di dirvi: sosteneteci con quello che può servire, ecco, se c'è la possibilità di offrire servizi alle scuole, che ben venga, non è che noi lo disdegniamo. Non so poi quanto sia quello il fattore che faccia la differenza. È fondamentale, perché ad oggi i costi sotto gli occhi di tutti che sono lievitati fuori ogni logica, e quindi avere un aiuto di supporto sicuramente può aiutarci per arrivare meglio poi alle scuole. Però ribadisco che il problema sta alla fonte, e se non lo si risolve alla fonte, facendo arrivare il messaggio che il viaggio di istruzione è come dire: ok, devi fare una materia, no? Un passaggio di una materia. È quello che diceva prima il presidente Marchesini, è così, esatto, adesso. Non puoi togliere la matematica, non puoi togliere l'educazione civica. Cioè, il viaggio di istruzione è un passaggio fondamentale in quella che è la crescita di ogni ragazzo, sotto tutti i punti di vista. Vuoi perché c'è un momento di pago e quindi serve anche quello, vuoi perché comunque si va a formare il carattere, si va a formare quella che è la socializzazione, l'inclusione, e via discorrendo, chi più ne ha più ne metta. Però ecco, bisogna partire dalla base, alla fonte, e poi ne va tutto di conseguenza, perché poi noi lottiamo tantissimo, però a volte sembriamo veramente di lottare contro i mulini a vento, perché poi inevitabilmente tu spingi, però è normale che dall'altra parte a volte ti dicono: vabbè, ma tu parli facile perché è il tuo lavoro, no? E alla fine alcuni professori
fanno questo tipo di ragionamenti non gli può dire nulla, perché poi giustamente dicono: ma a me chi me lo fa fare? Stare fuori 5 giorni con i ragazzi, che magari quello va in coma etilico perché può succedere, o quello che si fa male, o quello che non mi fa dormire, via discorrendo, tu puoi spingere fino a un certo punto. Noi ci appelliamo, noi siamo appesi a chi invece ancora ci crede al di là di tutto. Per far questo, ecco, come diceva anche Elisa, ci mettiamo mano al portafoglio, ma questo compete a noi, perché siamo un'azienda privata, andiamo ad investire tantissimo, andiamo ad investire senza avere nessuna protezione, però ecco, se c'è poi un supporto a livello locale di qualsiasi genere, che ben venga, assolutamente. Io penso che... Una domanda, a questo punto, ho visto anche i numeri, insomma, da un lato noi siamo spiazzati tra le strutture che possono e i numeri, quindi no? Le strutture che possono hanno capacità di crescita o no in questo momento? Adesso voglio dire, da Genomea, per dirne uno, che mi sembra leader, può far di più o siamo full? Se posso permettermi, bisogna entrare molto nell'ottica. Ora no, non è perché... Era per fare una provocazione, era per capire se... Sì. No, no, ora non è perché è qui presente la direttrice, però bisogna fare... Io lavoro con tantissime strutture come Elisa, come gli altri, no? Bisogna avere logicamente... Bisogna calarsi in quello che è il turismo scolastico, bisogna entrare nella mentalità. Io ho avuto da discutere adesso con un ristoratore a Firenze, perché a detta sua dei ragazzi hanno fatto delle pozioni magiche con il sale a tavola, va bene... Ha criticato, mi ha fatto una relazione perché forse qualcuno dei ragazzi ha attaccato una gomma su una sedia, però tutto, no, diciamo così, poi opinabile, perché bisogna andare a capire realmente poi se sono stati loro o non sono stati loro. Sta di fatto che alla fine della discussione ho detto: certo, però bisogna anche dire che, fermo restando che la professoressa, in quel caso vi racconto questo breve aneddoto, si era resa anche disponibile nel dire: ok, se c'è da pagare qualcosa la paghiamo. Sono stati mandati via, lui mi fa una relazione e mi dice: no, però perché il turismo scolastico secondo me dovrebbe morire. Io gli ho detto: scusami, ma dal momento che tu prendi i ragazzi, inevitabilmente è uno scotto che devi anche poter pagare, perché sennò è inutile che tu vai a prendere i ragazzi. Quindi questo per dire che chi vuole fare realmente turismo scolastico si deve calare in questa realtà. Noi facciamo turismo scolastico e dal nostro canto anche io lascio il cellulare acceso H24, sono stato chiamato a volte perché magari una toga del letto a mezzanotte gli si era rotta, voglio dire, è un momento storico di quello che è il periodo lavorativo in cui non ero io non era a Spiaggia Romea, era a Praga, però ecco, questo per dire che purtroppo non tutti, allora, tanti si lamentano, però poi nello stesso tempo evitano magari, ecco, di accogliere gruppi, quindi è un ma po' è per una... questo, scusami Simo se ti interrompo, ma è per questo che mi allaccio anche a livello nostro di strutture, perché non è facile accogliere il turismo scolastico, però è un segmento che può dare veramente tanto. A me tutti mi chiedono: ma come mai dal lunedì al sabato sei piena e sei vuota nei weekend, nella stagione, diciamo, che tutti facciamo fatica a riempire? Perché logicamente mi adeguo e trovo escamotage per il turismo scolastico, ma non è semplice. Io ho lottato con la mia proprietà in prima linea, cioè la proprietà in prima linea il primo anno mi ha detto: tu sei matta. Oggi mi dice: brava, continua. Poi naturalmente bisogna avere un po' da una parte e un po' dall'altra, bisogna avere una logica comune secondo me tra tutti gli stakeholder, perché il problema grande è quello, perché se uno dice A e l'altro dice B facciamo un po' fatica. Bene, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Io penso che potrebbe essere questo anche un primo passaggio, in attesa di un prossimo workshop al quale sarete tutti invitati, tanto gli indirizzi li abbiamo, dove se Stefano ovviamente e Gal sono d'accordo possiamo delineare
dopo appunto averli macinati un po', questi percorsi, giusto per farvi un'idea, no? Quando verrà realizzato il catalogo online, una presentazione potrebbe essere interessante per farci un'idea, diciamo, del lavoro che è stato fatto e eventualmente proprio per le agenzie di viaggio degli spunti per poter creare poi dei pacchetti da vendere alle nostre scuole. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore passaggio che facciamo da qui, io direi, a fine mese. Stefano, cosa dici? Non si sente? Sì, sì, dicevo che sono d'accordo. Sono d'accordo, esattamente. Io, ecco, magari ci diamo un appuntamento, invitiamo sia gli operatori da un lato che le agenzie di viaggio dall'altro, presentiamo questi itinerari e a questo punto per tenerci pronti per la prossima stagione dell'anno scolastico. Come sapete, di solito il programma gite viene definito all'interno di ogni scuola verso ottobre-novembre, quando si fa il POF e poi quando appunto si crea un po' la programmazione, soprattutto per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado. Ovviamente tutto il tema del PTCO o delle scuole secondarie di secondo grado, insomma, viene affrontato verso la fine dell'anno, per cui ci dobbiamo far tenere anche pronti per questo e quindi potrebbe essere l'occasione di ragionare insieme a voi e mostrarvi questi primi itinerari. E non so se volete aggiungere qualche cos'altro, non vedo Chiara, se vuoi. Poi dico io qualcosa, Chiara, sì. Visto che sì, prego. Dato, ci salutiamo. Beh, intanto vi ringrazio, ovviamente ringrazio insomma anche della partecipazione di soggetti che, come abbiamo capito, del turismo scolastico sono protagonisti sul territorio e che poi noi, come dire, facciamo queste cose per consegnarle, cioè nel senso che noi non venderemo niente e non è questo il nostro mestiere, no? Quindi noi ci fermeremo un attimo prima del vendere, perché e consegneremo questo lavoro, per cui intanto raccolgo questa idea di Marcella Bondoni di dire vediamoci un'altra volta, diciamo un po' col lavoro che noi avevamo immaginato di fare per provare anche a condividerlo, rifinirlo e a consegnarlo e poi eventualmente sentiamoci, nel senso che se poi c'è bisogno o voi individuate delle cose sulle quali noi possiamo essere utili, sicuramente lo facciamo. Il messaggio che noi abbiamo voluto dare, che speriamo di riuscire a dare insomma con questo lavoro, è quello di dare, essere noi dal territorio che costruiamo il prodotto con una, anche motivazionale per le scuole, proprio perché sappiamo di tutte le difficoltà che vivono. Quindi è un lavoro complicato, perché è più complicato di prima, cioè nel senso che non possiamo solo fare un lavoro vetrina, no? Diciamo, ah, noi siamo qui, siamo belli, veniteci a vedere perché siamo belli. Ecco, bisogna che ci pare che sia necessario fare qualcosa in più, cioè dire, sì, noi siamo belli, noi siamo qui, e noi quindi possiamo far fare tutta una serie di esperienze, di cose, di attività che dovete fare comunque e che magari venite a fare in una situazione molto più costruttiva dal punto di vista educativo, e quindi dentro ci va anche la parte esperienziale, cioè dell'esperienza di vita, che magari altrimenti facendo il PCPO a scuola non si fa, no? Quindi cioè, mette insieme due obiettivi in uno. Oppure, io insisto, anche l'educazione civica, perché voglio dire i temi dell'educazione civica non sono quelli legati, faccio per dire, alla conoscenza delle istituzioni, ma sono tutta l'agenda 2030, e quindi vuol dire ovviamente di tutto e di più che si può fare a livello esperienziale in un'area come il Delta, che ha tantissimi stimoli. Quindi il progetto vuole aiutare il territorio a fare queste cose. Cercheremo, abbiamo capito anche che c'è
una difficoltà nelle strutture dimensionale, quindi magari poi in questo secondo incontro proviamo a mettere un pochino di più i piedi nella marmellata del rapporto con le grandi strutture, perché ce ne sono, sappiamo che insomma, sul territorio ci sono comunque villaggi importanti, capiamo fino in fondo se sono o non sono interessati, se possono essere interessati ovvero, oppure chi già lo fa se può, come dire, investire ulteriormente rispetto a questa, anche sui periodi, è quello che noi possiamo fare in questa fase, insomma. Poi abbiamo anche dei bandi aperti che sono a disposizione, anche perché se nelle strutture servono delle cose, magari alcune, quelle che hanno i requisiti per partecipare a questi bandi, possono anche eventualmente ad intervenire nelle loro strutture per migliorare le cose che servono a questo tipo di turismo, mi viene da dire. Quindi facciamo anche quel lavoro lì e lo potremo fare anche in futuro se dal territorio ci vengono degli stimoli che vanno in questa direzione. Quindi io direi che stiamo sul pezzo, vediamoci anche, come dicevate prima, tra un po', e poi eventualmente anche fuori dal progetto vediamo se è necessario trovare anche degli altri momenti per proseguirlo, insomma, per fare in modo che il suo trasferimento sul territorio sia davvero efficace, perché non ci interessa fare, non abbiamo interesse a fare delle cose che poi non hanno nessuna ricaduta. Magari avranno una ricaduta nel medio-lungo periodo, l'avranno non immediata, cioè come anche i workshop che si fanno con gli insegnanti, ovvio, difficilmente, no, si riesce a fare un calcolo, eccetera. Però l'importante è che complessivamente poi si vede il territorio che cresce, ecco, questo è il nostro obiettivo. Quindi mi pare che l'interlocuzione, no, dopo una serie di incontri, alla fine al nocciolo ci siamo arrivati, e credo che possiamo poi magari vederci prossimamente e magari vedere un pochino come rendere ancora più efficace questo lavoro che stiamo cercando di portare a termine. Vi ringrazio ovviamente che siete stati qui con noi, che avete preso tempo anche in un momento particolare della stagione, e quindi cerchiamo di fare insieme del nostro meglio e stiamo vicini, perché poi si è capito che l'importante è anche non fare che ognuno fa un pezzo suo, poi dopo tutti questi pezzi rimangono isolati. Ecco, quindi questo catalogo, diciamo, tra virgolette, di suggestioni che noi prepareremo deve essere anche visto un po' come un inizio. Poi da lì, se ci sono degli approfondimenti da fare, se ci sono delle cose che vanno limate, credo che insomma, con noi, col parco, con gli operatori del territorio che se ne occupano, si possono fare tutti questi passaggi successivi. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti, e nei prossimi giorni sì, vi arriverà la comunicazione, insomma, che sarà il video online, e vi arriveranno anche le slide che ha presentato Marcella, e ci riaggiorniamo per il prossimo appuntamento. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, buona serata.